Americano? New Zealand, miss. Hello? Oh, hi, how are you? I'm sorry, I can't. I'm leaving for Italy. Trieste, near ex-Yugoslavia. Yeah, to sort out a few things about my mother's will. Now I'll be back quite soon, if I'm lucky in a few days. Okay. Sure. Righto. Bye. Bye. Qua. La sede dell'agenzia? I'm sorry, no, io non sono dell'agenzia. Ma non stiamo scherzando tanto, giovinotto. Se non la sede dell'agenzia, cosa la vuoi qua? Questa è casa mia, la vai di fuori, fuori. Guardi, io sono il proprietario di questa casa. Sono entrato perché ho trovato la porta aperta. Allora, tu sei il figlio dell'Agnese. Sei venuto a prenderti la casa di tua mamma. Bravo, complimenti. Non ti ho perso tempo, eh? Tranquillo, tanto sono qua solo per raccogliere le ultime cose. Dopo vado via. Mi dispiace, io pensavo che la casa fosse vuota. Lei è la sorella di mia madre? Sì, tua zia. Muovite, dai, queste palà impalato con un salame. Aiutime, no? Mia sorella te caverà, insegna l'educazione. Quella è quella che è troppo pesante per me. Andiamo, su, su. Sì. Avanti. Dove andiamo, signora? Nella mia nuova casa, dove metto i miei vecchi che non sanno cosa farsene. Qua di noi si chiama istituto, ma di voi in Australia. New Zealand, signora. Lo so, tanto, è sempre una vita. Agnese ci ha lasciati subito, appena avuto l'occasione. Quella là ce l'aveva nella testa sin da piccola ad andarsene. E così sono restata a me qua, a badare a tutto, a papà, alla casa, tutti questi anni, finché non sono rimasta sola. Ma tua madre è stata almeno felice? Le è servito qualcosa andare fin laggiù? Credo di sì. Sì, ha avuto una bella vita. Mai fatta viva, mai. Mai scritto una lettera, mai una telefonata, niente. Si è dimenticata completamente di noi, della sua famiglia. L'ho saputo solo adesso che se n'era andata anche lei. E tu? Scommetto che nemmeno sapevi di avere dei parenti da queste parti. Guarda che tua mamma è nata e cresciuta qui. E anche tuo padre ci ha abitato per tanti anni. E adesso arrivi tutti, prendi la casa, la venderai e poi come tua madre te ne ritornerai laggiù, tra i canguri. Occio! Tutto a posto, sì? Sì, eh? Sì, 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 tutto a posto. Ok. A fucking car! Oh.
Non lo so dove sono. Sono sopra Trieste, c'è una strada. C'è una grande antenna vicino a noi. Va bene, grazie. Grazie mille, eh. Il taxi che mi ha portato dall'aeroporto sta venendo a prenderci. Ma allora Agnese ti ha insegnato l'italiano? Dormi ben, col cuore in sen, col cuore in man. Arrivederci a domani. Ma questo è triestino. Quasi. Quasi. Eccola, quella è casa tua. Quale? Adesso non la vedi perché non la conosci, ma poi ti abituerai. Sai che tua mamma ed io venivamo spesso qua quando eravamo giovani? E poi anche tua madre con tuo padre. E cosa facevate qua? Niente. Stavamo ore a raccontarci delle storie. Ci pareva che tutto dovesse succedere là. Basso e che noi potevamo star qua a guardare senza fretta finché veniva buio. Ma poi sono rimasta sola e non sono più venuta. È brutto restare soli. Tu sei sposato? Non più. Hai figli? Sai che assomiglia a tuo padre? Dal notaio. Per la sua parte glielo farò avere appena possibile. Saranno molti soldi. Pochi o tanti, non saprei cosa farmene. Ho la pensione per pagare questo posto. E di altro non ho bisogno. E poi tanto tu verrai a trovarmi. Io veramente devo tornare in New Zealand appena possibile. A business. Ci siamo ancora presentati. Io mi chiamo Francesco. E io Irene. Signora, la stanza è pronta. Venga con me.
Trieste, 26 ottobre 1954. Cara Agnese, oggi erano tutti in festa. Dicono che siamo finalmente italiani, anche se a me sembrava di esserlo anche prima. Sotto casa hanno sfilato per tutto il giorno soldati e gente assieme, proprio come quando gli americani sono arrivati qui. Peccato che non puoi vederli. Ora che tutto è tornato come prima, potrai finalmente tornare. Per festeggiare mi sono comprato un vestito nuovo. È nero, a fiori, tipo quello che avevi alla festa. Papà si è arrabbiato con me. Sempre la stessa storia. Dice che dovrei cercarmi un uomo, che tra un po' invecchierò e che non mi vorranno più. Esco di casa. Ma a me non piace nessuno. Fa tanto freddo. La bora stanotte ha soffiato sempre. Fa paura, però non saprei farne a meno. C'è anche da te un vento così? Cara Agnese, il lavoro mi piace e i colleghi sono carini. Come tutte le altre volte. Ce n'è uno che mi fa anche un po'. Penso che il mio destino sia quello di restare qui accanto a papà. Qualche volta ho come la madre, credo, ma ormai è fatta. Non potrò più avere figli. Chissà se 1981. Papà non sta bene. Ho paura che non supererà la notte. Ieri ha chiesto sul carso a vedere le stelle cadenti. A volte la solitudine mi pesa, poi penso che ci sei tu. E anche se non ci vediamo, è come se fossi qui con me. Ti sento vicina. Scusa se non ti scrivo spesso come una volta, ma i reumatismi alla mano non mi danno tregua. Sì, lo so, potrei telefonarti, ma cosa vuoi? Non è la stessa cosa. Agnese, certo non sarai tu a leggere questa lettera. Non ho più nessun rammarico per una vita spesa qui, tra queste mura sempre uguali, in questa città lontana anche per chi ci abita. Nessun astio a te che sei partita e non sei più tornata in questa casa che ancora ti apparteneva. Anzi, il coraggio tuo di partire è lo stesso mio, ora che me ne vado. Nessun timore a lasciare il posto a chi verrà dopo di me. Agnese, un solo desiderio esprimo. Grazie. Che tutto non finisca qui. Ciao, Irene. Ciao, New Zealand. Che possa in qualche modo continuare, ancora una volta.